non disturbiamo il Grinch che lavora, che guida. Eccoci qua. Ragazze, stamattina, alzataccia, sto morendo di sonno. Le cinte ce le abbiamo, ma la macchina non so che vuole. Non so cosa vuole la macchina, perché le cinte ce le abbiamo. Comunque, aspetta, allora, no, ciao, è luce fu. Dunque, è ancora buio, abbastanza buio, e noi stiamo andando al Reggio. Io ho l'ennesima visita di controllo, due palle, stiamo andando prima del solito, ancora prima del solito, perché vorrei essere la prima. E voi direte: Carmen, che bello, vuoi essere la prima per sbrigarti ad andare a casa? No, voglio essere la prima perché voglio andare da Lidl. Voglio uscire presto da quella merda ospedale e andare a Lidl. La 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 la. Ciao Grinch, come ti senti in questo clima natalizio con queste lucine che ci sono intorno a noi? Euforico. Euforico? Eh? Sei felice? Sei felice Grinch? Certo, come un Grinch a Natale. Come un Grinch a Natale, bene, bene. Siamo tutti contenti, anche alla mia idea di andare da Lidl, che gliel'ho espressa stamattina, gliel'ho comunicata stamattina, e gli ho detto: te lo comunico già, che quando usciamo dall'ospedale passiamo da Lidl, perché devo prendere delle cose che mi avete consigliato voi e che mi avete chiesto voi di recensire. È una cosa che ho visto e spero di trovare. E poi vi dico anche la verità, vorrei vedere se ci sono delle maglie tipo Dolce Vita per Francesco, perché ho visto che molti uomini e molte donne le comprano per i loro uomini da Lidl, che sono molto buone come qualità, sono proprio come le vuole lui. Però ogni volta che vado non trovo niente, forse sarà questo di Reggio non fornito, non lo so. Adesso vediamo, tra l'altro non capisco nemmeno se sono a fuoco oppure no, se mi vedete oppure no, perché non vedo la mazza, perché è buio, però... Ragazze, capitemi, è buio, non è che non posso fare molto di più. Quindi dicevo, accolto con grande gioia e felicità, magno cum gaudio, la mia idea di andare da Lidl. Non sta più nella pelle, vero Fra? Mi ha detto scendi sola, cioè proprio io aspetto in macchina. È proprio un Grinch. Comunque delle volte penso: come faccio, come sto io con uno così, come faccio a stare con uno così? Si vede che gli voglio molto bene, perché siamo proprio gli opposti. Io sono proprio euforica, felice di tutto, felice delle piccole cose, e lui è proprio, cioè è proprio la negatività fatta uomo. Ah, che sonno. Potevamo evitare? No, ce l'abbiamo fatto anche stavolta, mentre Francesco mi diceva di evitare di andare da Lidl, non esiste, perché ho fatto tutto in funzione di questo. Comunque ragazze, ce l'abbiamo fatta, ma sto morendo, mi sono spogliata praticamente, perché c'erano i riscaldamenti a 1000. Comunque alla fine, ecco, ce l'abbiamo fatta. Una bolgia di gente, io non resisto più alla mascherina, infatti non vedo l'ora di uscire, e adesso sto così, però mi metterò soltanto la magliettina, ho un pulloverino beige da mettere sopra, un pulloverino di lana, e niente, ci sono 16 gradi, però percepiti 28 almeno, io ho caldo. Ogni volta andare negli ospedali per me è molto triste, perché si vedono e si sentono realtà brutte, ragazzi, brutte realtà. Poi, per esempio, incontro gente che ha la mia stessa malattia e vedo molte volte l'evoluzione, e ho paura, mi viene la paura, perché dico: ma speriamo bene. Però va bene, noi andiamo avanti sempre positivamente, pensando in maniera positiva. Ora ho anche chiesto, allora, due cose positive. Allora, vediamo il positivo: mi hanno abbassato il cortisone di mezza compressa, quindi wow. Poi ho chiesto se posso fare sport, mi hanno detto di sì, posso fare corsa, yes, e pesi, mi hanno dato l'ok ai pesi, prima non mi avevano detto di no, e invece oggi mi hanno detto di sì. Non lo so cosa sia cambiato, però va bene. E quindi funzione di Natale, eh?
improvvisazione dei panettone. Mia signora, fate un po' qualcosa perché state diventando una vacca. L'importante è potersi muovere e far qualcosa. E niente, questa è andata. Adesso il 6 ci aspetta un'altra alzataccia, un altro viaggio della speranza. Andiamo in Sicily. Eh? Andiamo in Sicilia. Andiamo in Sicily, adesso Lidl. E voi? Comunque 20 gradi, ci sono 20 gradi, oggi è 2 dicembre, 20 gradi, guarda di sonno. Intanto ho voluto prendere queste perché le vedo da anni veramente e sono super 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 apprezzate da tutti. Alcuni dicono addirittura che è meglio della pizza fatta in pizzeria, presa in pizzeria, per cui ero curiosissima da sempre, le ho trovate e le ho volute prendere. E praticamente sono, ho preso questa con caciocavallo, silano DOP e olive taggiasche, e poi questa qui con mozzarella, pomodorini, speck e burrata. Noi di solito è sabato la prendiamo la pizza, io ce l'ho anche nel piano alimentare, per cui certo ho una margherita, però una volta che la mangio come mi pare, e quindi questa è la prima cosa. Ok, continuiamo con la spesa, vi faccio vedere subito così poi mi vado a sistemare tutto quello che ho preso. Tra l'altro ho anche un'altra busta là, vabbè. Allora, ho speso, come vi dicevo, 65 euro, che secondo me è veramente un botto, quindi io, bimba DMD a vita, ormai è deciso. D'ora in poi, se dovrò andare da Lidl, sarà solo per prendere delle cose che effettivamente mi servono e che ho sperimentato, piacermi, perché altrimenti non ci andrò veramente un botto. Allora, Francesco ha preso questi. Boh. Liquore al cioccolato con brandy, questo qua, vabbè, no comment, perché resistere in questa casa è impossibile. Poi io ho preso questo invece, che andrò assolutamente a fare quanto prima, non lo so se ne farò due o una in realtà. Comunque pasta frolla, mi sa che ne farò, le utilizzerò entrambe per fare una bella crostata, perché ho della marmellata e anche della Nutella da consumare, però ovviamente non lo farò per me, ma lo farò appunto per la domenica, per i bambini quando vengono, insomma, vediamo, posso anche fare biscotti volendo. Adesso devo vedere se posso fare anche biscotti. Vabbè, comunque intanto sa se ho messo in cadenza accorcia. Poi vi dicevo che mi servivano delle cose per fare dolci e più che altro le decorazioni. Io ho voluto prendere queste, che sono appunto decorazioni per dolci, figure natalizie. Queste le avevo viste online da qualcuno e sono davvero molto molto carine. Apriamole, va, vediamo un po' come sono. Non so quanto quanto siano costati, vediamo un po'. 1,79 mi sa. Sono davvero carinissime, carina. Ok, si mettono, ecco, carino, alla fine sono proprio quello che volevo. Non le sto a togliere, le andrò a mettere in o in frigo, non lo so. Comunque sono delle decorazioni sottili, quindi fogli di cioccolato da mettere sulle torte, ed è proprio appunto quelle che volevo, sono proprio quelle che volevo. Poi per la colazione mia, questi che erano in offerta, croissant integrale, ed erano praticamente al 50% mi pare, comunque pagati un euro e qualcosa, non lo ricordo con la precisione. Comunque croissant integrale al miele, meglio questo che altro.
Poi vediamo un po'. Ho preso le salviette struccanti, ho preso queste di Sien perché io le volevo prendere. Ultimamente sto utilizzando quelle di Kiko e mi trovo benissimo perché come primo passaggio ovviamente non uso solo quelle, faccio poi sempre la doppia detersione, però come prima fase per togliere proprio tutto il trucco che ho, quando ho il trucco vado ad utilizzare una salvietta struccante. Quindi siccome le sto finendo mi sono presa queste, meno male anzi che mi sono ricordata. Mamma mia, non ce la faccio. E queste le ho pagate. Queste 99 centesimi, ottimo. Se l'avessi saputo magari avrei preso un altro paio. Non sapevo, non capivo bene i prezzi lì. Poi c'erano due signori anziani con dei carrelli che praticamente sembrava fossero all'autoscontro. L'oggetto dello scontro ero io. Pim, 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 vabbè. Poi, questa qua l'ho vista a tante ragazze, a Sabrina su YouTube, a tante altre su Instagram, a tante altre ancora su TikTok, quindi è molto famosa questa maschera, pare faccia miracoli sui capelli. E io, ragazze, chi sono io per non provarla anche sui miei quattro peli? Quindi l'ho presa, anzi no dai, non ci lamentiamo, che facciamo peccato sempre a lamentarci, quindi ho preso questa qua, la banana. Vediamo com'è la fragranza, l'odore. In realtà non la voglio aprire, ve lo dirò poi quando la utilizzerò. E questa mi è costata, aspettate, 2,79 euro, sempre nominata un po' ovunque sul web questa qui, ed ero molto curiosa di provarla perché io utilizzavo di questa linea qui la linea Q10 di Nivea. Io mi trovavo benissimo sia con la crema snellente per le gambe, che prima o poi dovrò riprendere assolutamente, e sia per quella per il viso. Avendo quindi visto questa, che dovrebbe essere l'equivalente, molto più economica rispetto a quella di Nivea, l'ho presa, 100% Q10 naturale, dona alla pelle un'intensa idratazione, SPF 15, azioni antirughe e idratante. Bene. Io ne ho di crema in realtà, però questa non potevo non prenderla, trovandomi lì perché costa poco e pare sia ottima, e quindi l'ho presa, me la sono messa in saccoccia, vi ripeto. E poi questo qui, idem con patate, famosissimo sul web, ce n'erano tutte le fragranze, dupe di tutti i profumi più importanti e famosi. Io sono fissata con i profumi e ne posseggo molti, soprattutto originali, devo dire la verità, però questo mi incuriosiva tantissimo. Me ne sono spruzzati un botto e non so quale poi ho scelto perché non ci capivo più nulla, ma erano tutti buoni. Vediamo questo qual è. Forse Coco Mademoiselle, mi sembra. Col mio naso sopraffino, mi pare di capire che si tratti di Coco Mademoiselle. Hop. Questa qui, femelle. Quindi se vi interessa il dupe economico di Coco Mademoiselle che io posseggo in tutta la sua costosità, sì, ecco Coco Mademoiselle, questo qui, femelle. Bene, ho azzeccato pure uno dei miei profumi preferiti. Mi impappino perché sto a morire di sonno. Poi, panettone, questo l'ho preso Francesco perché io il panettone avevo detto no, panettone classico, questo l'avevamo preso l'anno scorso tra l'altro e c'era anche piaciuto, però è piccolissimo, l'ha voluto prendere, vabbè. Poi vediamo un po', ho preso, siccome sto mangiando, ed era da tempo che non lo facevo, però sto mangiando la mattina 4 biscotti integrali con latte, ho voluto prendere questi qua perché ho sentito siano buonissime, e sono integrali con grano saraceno e gocce di cioccolato. Gran saraceno, ricchi di fibre, li devo nascondere perché sennò i bambini mangiano i biscotti e io rimango sempre la mattina senza, e quindi poi alla fine mi ritrovo. Ah, ok, queste qua che sono comodissime per me, non so perché ce ne sono due, se fossero due, allora certo io voglio capire questa cosa. Perché l'ho viste così e l'ho prese così, però non capivo se fossero due per forza o comunque si potessero dividere. Comunque sono sempre utili queste cose. No, ok. Praticamente due le ho pagate 2,79 euro e sono contentissima di averle prese perché questi dosatori così io li utilizzo tantissimo. C'è la parte dello zucchero, la parte della farina,
sono comodi ragazze, comodissimi. Quando faccio le torte e non voglio prendere la bilancia, io ultimamente ho imparato molto a farle ad occhio. Ho imparato molto ultimamente a farle ad occhio, devo dire la verità, anche se nella pasticceria le dosi sono importantissime, ultimamente mi regolo molto e vedendo questo qua l'ho voluto prendere perché mi aiutano tanto. C'è la parte per la farina, quella per lo zucchero e quella per i liquidi, ok? Quindi qua ci sono i grammi e qui ci sono i millilitri e sono sempre buone da avere, ecco. Questi contenitori sono sempre buoni da avere. Ho voluto poi prendere queste per il bagno, perché qui in cucina, ragazze, la scrubby mom mai più senza. Io mi trovo benissimo, ergonomica, mi sembra una cazzata ragazze, però vi dico che non lo è, perché è ergonomica, gli occhietti che sono i buchi, che sono gli occhietti, servono per mettere le dita e raggiungere le parti più profonde, per esempio dei contenitori, delle tazze, che ne so, anche una sciocchezza vi dirò, avevo sempre il problema di quale spugna utilizzare per lavare bene il cappuccinatore e questa lo lava perfettamente e a volte anche semplicemente con l'acqua. Cosa che è importante perché io utilizzo poco per lavare queste cose il detersivo, in quanto intanto le utilizzo solo per latte e caffè, quindi posso lavarle semplicemente con acqua, ma poi se utilizzo il detersivo a volte capita che si senta l'odore nel latte. A me è capitato, ragazze, e non perché non sciacqui bene, anche sciacquando bene, per cui meglio non utilizzarla, ecco. E con questa schiuma esce perfettamente, e con questa spugna esce perfettamente, quindi quella top. E ho sentito dire cose buone anche di queste, quindi l'ho voluto prendere, che sono della Spontex, sono 5, quindi tante, per cui le andrò a mettere in bagno e le utilizzerò per lavare il bagno. Non sono mai troppe le spugne, ragazze, finiscono subito. Francesco si è preso queste, le pagnottelle classiche, perché a pranzo, anche se è venerdì, un pochino di pane, ora l'ho cominciato a mangiare dopo che l'ultima volta si è sentito malissimo. Per questo digiuno si è sentito veramente male, quindi insomma ha deciso di prendere un po' di pane con acqua magari, insomma. Poi ha preso questa sempre lui, che è una non lo so cosa sia, una colla, dice che gli serve per fare una cosa in montagna, vediamo se ho capito bene perché non mi pare. È colla per parati, ottimo. Dovrebbe essere buono per quello che vuole utilizzare lui, ed è tipo in polvere, va creata con l'acqua. Ma cosa? Io non so cosa sto dicendo, perdonatemi ragazze. Poi ho preso questi, questi li ho pagati un po' tanto, non credevo costassero tanto, però sono belli perché insomma sono grandi e sono comodi da utilizzare. Io ne ho di stampini per biscotti, ma così no, non ce li avevo, ho voluto prendere. Sto cercando di capire perché c'è, ok. Questi stampini per biscotti. E poi vedevo sempre semplicissimo queste che sono decorazioni di zucchero, molto carine. Queste qua hanno praticamente questi in questo colore molto natalizio e zenzeroso, sono brillantini, stelline, pan di zenzero a biscottino, zuccherini, stelle di Natale, palle di Natale e così via, che sono molto molto carine in questo periodo per fare torte e quel dir si voglia. E queste che vedevo sempre e volevo, però non avendo vicino Lidl non le potevo prendere, finalmente ci sono riuscita. E ci sono meringhe, gocce di cioccolato bianco. Questo rosso cos'è? Non lo so, aspettate. Ah, buone! Queste sono le lampone, buone! Buonissime, con queste posso fare un sacco di cose. E queste sono le meringhette per esempio non le trovo mai, 2,39 euro l'uno, nemmeno tanto in realtà, se pensate che comunque anche il cioccolato fondente costa
costa tanto. Sono queste 140 grammi e queste 120. Poi si apre ogni parte, ogni sezione farà cadere quello che mi serve aprendola. Bello. Allora, ho preso queste perché le volevo mangiare mentre eravamo in viaggio e poi mi sono dimenticate in macchina. Queste qua. Ho preso queste, ho preso questo che è un makeup remover per occhi, l'ho finito. Potevo prenderne due, ma ero addormentata probabilmente, ho fatto una spesa in dormiveglia. E poi questo, io non potevo non prenderlo, ragazze, ed è il Christmas, un libro di ricette, Christmas is a Feeling, bello, cavolo rosso invernale, ci sono un sacco di ricette, ricette natalizie di tutto il mondo, profiterò il casadiella, e cos'è? No, non è il casatiello. E poi questi. Dai, carine, dai. Belle cose. Biscotti Serina Cracker. Risalamande. Biscotti di mezzaluna alla vaniglia. Carine, cose carine veramente. Cornetto al burro. Gratinati. Un sacco di cose. Bicchiere. Carino. Torta speziata natalizia. Queste sono tante cose da poter provare. Poi me lo studio bene, bevande calde, quindi drink festosi. Bene, carino, carino. Meno male che l'ho preso, mi ero quasi pentito. Bello, 10 suggerimenti per un Natale rilassante e un tranquillo periodo prenatalizio. Carino, questo poi lo leggiamo magari in un vlogmas insieme. Regali di Natale fai da te. Anelle alle erbe aromatiche. No, è bello, sono contenta. Alla fine sono contenta di averlo preso. Bello, bello. Di Patrick Rosenthal. Ricette e storie natalizie per il periodo più bello dell'anno. E non potevo non prenderlo. Per queste cavolate. Però aspettate, vi dico quanto ho pagato il libro. Cosa di cui mi ero pentita, perché mi sono detta, ma perché l'ho preso? Invece adesso sono contentissima di averlo preso, perché ho visto che ci sono un sacco di cose interessanti da imparare. Dov'è? Non lo so. E anche il profumo. 5. Vabbè, no, vi dico 5 perché 4,99, comunque sono 5 euro alla fine. Ok, ragazze, adesso sistemo la spesa, questo lo devo mettere nel cacaibo che comincerò a breve, questo nella plastica, mi sistemo la spesa e magno che sto a morire. Allora ragazze, io vi saluto qui, non so se sia lungo, se sia corto questo vlogmas, però accettatelo così perché oggi non credo che riuscirò più a vloggare perché sono stanca, morta, voglio mangiare, dormire, poi mi faccio una doccia e poi stasera devo andare a prendere la lozione per i capelli che sto utilizzando da sempre, da quando me l'hanno prescritta, quindi non la voglio e non la posso sospendere mai. E poi dobbiamo andare, devo passare un attimo di cinese che devo prendere una cosa con me. Ci vediamo al prossimo vlogmas. Beh, se ama.